Taranto, via Zara, angolo via Alto Adige. Siamo dinanzi a quel che resta della struttura sportiva del Magna Grecia. Guardate com'è ridotta, immobili fatiscenti, decadenti, abbandonati, la struttura è completamente chiusa, evidente, ed è invasa, divorata, lo vedete, dalle erbacce. Qualcosa di osceno veramente. L'amministrazione Melucci-Musillo, visto che Musillo ha amministrato con Melucci per 4 anni e mezzo con persone di sua fiducia, vedete, non è stata in grado di riattarla, di riqualificarla, di renderla fruibile per la collettività. Pensate quante risorse c'erano e non ci sono più. È penoso vedere, non so, questa struttura che è spettrale per come è ridotta. Questa sarebbe la rinascita che Rinaldo Melucci dice di aver seminato. Vedete, è sotto gli occhi di tutti, un'amministrazione incapace in una zona centralissima della città di mettere a disposizione della collettività appunto strutture sportive. C'erano anche così altri ambiti ricettivi, ristorazione, bar e quant'altro. Questa è l'immagine dell'amministrazione Melucci-Musillo. Il 12 giugno riflettete molto e mettete una bella croce su Taranto senza Ilva e su Luigi Abate sindaco, se davvero vorrete cambiare